Vediamo se si salva così. L'ho salvata in PDF, comunque forse viene meglio. Prova. Okay. Addirittura il microfono. Per aumentare lo stress. Gli amici da casa. Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo i lavori della seconda giornata con la sessione sui giovani restanti della Defender. Un profilo quasi quantitativo. Nella presentazione di Mia Scotti e... Vediamo qui. E Membretti. Proviamo così. Così. Ok, così. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Mia Scotti, ho collaborato con il gruppo di ricerca nell'esecuzione di questo progetto che è stato avviato a fine del 2020. E diciamo che, come abbiamo visto ieri, oggi vi parlerò brevemente della struttura dell'indagine e dei suoi obiettivi, per poi entrare nello specifico di una parte, la parte finale di questa ricerca, che è la parte qualitativa. L'intenzione della presentazione non è quella di, diciamo, di farvi entrare nel dettaglio di tutti i dati di cui siamo in possesso e che stiamo analizzando, ma piuttosto, diciamo, darvi un'idea di spunti e di discussione e riflessione per la tavola rotonda che ci sarà più tardi. Il progetto di ricerca ha, diciamo, come target obiettivo quello dei giovani tra i 18 e i 39 anni, come abbiamo visto ieri, e tra gli obiettivi principali è quello di capire le motivazioni e le ragioni per restare o partire dei giovani che vivono le aree interne italiane, conoscere quali possano essere, identificare i limiti e le opportunità che hanno in termini di vita economica e sociale, ma soprattutto iniziare a parlarne, quindi stimolare un dialogo con le comunità locali e con, diciamo, la comunità scientifica rispetto al ruolo e alle possibilità che questi giovani hanno nello sviluppo dei territori. Credo che questo sia importante proprio perché l'idea è quella di sottolineare, diciamo, di prendere in considerazione un target che ha un ruolo fondamentale nello sviluppo dei territori a lungo termine. Quindi abbiamo voluto investigare, diciamo, abbiamo voluto concentrarci su questo target proprio per dare uno sguardo alle possibilità future. Il metodo, abbiamo diverse fasi di indagini, sono tre, abbiamo applicato un metodo misto, quindi abbiamo sia utilizzato strumenti qualitativi che quantitativi e abbiamo raggiunto all'incirca 3.300 abitanti delle aree interne, che sono stati, diciamo, la grossa risorsa di questa indagine. Si divide in quattro fasi. La prima parte l'abbiamo vista prevalentemente ieri con il campione statisticamente rilevante. Oggi qualcuno ci parlerà più tardi, quindi non approfondirò, dell'indagine social media, in particolare nella presentazione di Giulia Sonsogno che vedremo più tardi. Io invece mi concentrerò sulle ultime due parti della ricerca, una ricerca in profondità fatta di 300 rispondenti e focus group. Qui abbiamo raggiunto tramite i contatti del territorio, ovvero ci sono stati suggeriti e provengono tutti dalle 72 aree interne SNAI. Vedremo poi perché. Come abbiamo costruito il primo pezzo di questa indagine, l'indagine in profondità? Ci siamo riferiti all'approccio teorico proposto dall'economista Sen, questo iniziato a ribaltare dal punto di vista, metterci nella condizione di indagare quali potessero essere limiti e opportunità che decidono sul benessere della popolazione giovanile per cercare di capire cosa si può effettivamente fare per aumentare la salute personale dei ragazzi. Abbiamo interrotto questa persone e ci siamo concentrati su 72 aree interne che sono dell'omonima strategia nazionale dell'Italia. Quindi in questa fase di indagine il campione è sicuramente cambiato, non ha statisticamente rilevante, ma è molto importante perché proprio in questi territori è stato avviato un lungo processo di sensibilizzazione e ha sensibilizzato i giovani come resto della comunità, si auspica che li abbia sensibilizzati verso i temi della partecipazione e della progettazione.
Sono 300 persone, di cui il 95% vive attualmente nell'area di provenienza. Hanno un profilo formativo medio elevato, quindi parliamo di diploma di maturità o laurea o post-laurea. La maggior parte di questi lavora, quindi abbiamo il 63% di lavoratori, il 22% di studi, l'11% di persone che sono in cerca di occupazione al momento. E questo è un punto rilevante perché abbiamo cercato anche di capire quali possano essere le prospettive lavorative, cosa potrebbe aiutarli nell'inserimento e dove vorrebbero lavorare, un 4% che si dedica alla famiglia e solo l'1% attualmente in pensione e ovviamente ritirato dal lavoro perché sono molto giovani, quindi era impossibile, diciamo. Cosa serve ai giovani per migliorare la propria... scusate, ho saltato la slide. Allora, partiamo dalle ambizioni professionali. Questa risposta ovviamente riguarda chi sta ancora studiando, quindi la fascia, diciamo, più giovane di questo campione, e riguarda le prospettive, dove vorrebbero essere impiegati. Tre settori che hanno, diciamo, riscosso più aspettative sono l'agricoltura, silvicoltura e pesca, istruzione e sanità. C'è una interessante differenza nelle prospettive tra gli uomini e le donne, con gli uomini più orientati a mestieri che rientrano col 21% nelle professioni legate all'agricoltura, silvicoltura e pesca, mentre le donne sono più orientate ad entrare nel mondo del lavoro attraverso professioni che rientrano nell'ambito dell'istruzione e della formazione. È interessante notare come varia anche la preoccupazione rispetto alle difficoltà che possono incontrare i giovani laureati o diplomati nell'ingresso nel mondo del lavoro, con una differenza per gli uomini, diciamo, con un timore di non riuscire a trovare opportunità professionali che gli consentano una crescita, di fare carriera, mentre le donne si preoccupano maggiormente di trovare un lavoro adeguatamente retribuito. Cosa abbiamo chiesto ai giovani, cosa potrebbe aiutarli a migliorare la propria condizione e le proprie prospettive professionali? E anche qui c'è una differenza anzitutto di età, diciamo che i giovani che stanno proprio entrando nel mondo del lavoro hanno espresso in maniera preponderante il tema del credito e del microcredito, quindi della rimozione di questa barriera all'ingresso e di un incentivo per aiutarli ad avviare attività imprenditoriali. Nella fascia d'età più alta si è affacciato invece il tema della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con il bisogno espresso soprattutto dalle donne di sostegni alla genitorialità. Quindi ovviamente c'è uno spaccato differente. Credo che sia molto interessante, tra i risultati dell'indagine, notare che comunque questa popolazione si sente inserita in un sistema fragile. Quindi c'è un tema di sicurezza rispetto alla propria posizione lavorativa e alle proprie prospettive future. L'80% infatti di tutti questi intervistati si sente tra le varie possibilità che aveva di scelta, ha riconosciuto la fragilità del sistema economico locale come il tema prioritario rispetto alla propria sicurezza e al proprio futuro. Quindi su questo sicuramente c'è grosso margine di riflessione e di intervento. Questa slide mi piace moltissimo. Mi piace moltissimo perché parla di risorse economiche in un senso proprio dell'approccio delle capacità. Parlare di risorse economiche e di lavoro dal punto di vista della capacità significa considerare il lavoro come uno strumento, quindi non come un obiettivo finale, e stimare l'adeguatezza delle risorse in proprio possesso rispetto ai propri bisogni. Quindi non usiamo, diciamo, il classico livello di povertà. La provenienza principale delle risorse che sono a disposizione di queste persone vengono dalle aree interne dove vivono, quindi non sono persone che lavorano fuori ma vivono nell'area interna, sono persone che lavorano nell'area, che si mantengono con risorse proprie o risorse dei propri genitori che lavorano nelle aree, nel caso di studenti. Abbiamo un 74% contro risorse esogene del 23%. Il 64% di queste persone ha dichiarato che le risorse in suo possesso sono adeguate o più che adeguate alle proprie esigenze.
E quindi questo, secondo, insomma, questo vi voglio lasciare questo spunto per la riflessione successiva, ha senso parlare di queste aree in termini di aree economicamente povere o la povertà di queste aree, se sono aree povere, si concretizza in altre dimensioni? Potrebbero essere dimensioni sociali? Lo sono? Secondo me lo spettro, questo ci fa capire che lo spettro è sicuramente più ampio. Ovviamente possiamo sicuramente scardinare l'idea che queste aree siano dipendenti dai centri più grandi vicini, almeno dal punto di vista economico. Le persone tendono a vivere, questo campione, a vivere e lavorare in queste zone, quindi non si spostano moltissimo. Abbiamo voluto indagare anche il senso di partecipazione e di comunità. Perché? Perché poter partecipare, sentirsi parte di una comunità vuol dire sentirsi sicuro e sentirsi protetto, sono risorse che incidono sul nostro, sulla nostra vita quotidiana e su quanto possiamo star bene, e abbiamo ottenuto delle risposte molto confortanti sul potere delle reti e l'esistenza effettivamente delle reti in queste zone, con un 80% di persone che si sente parte di una comunità, si sente, rileva un senso di appartenenza con forti legami interpersonali tra i soggetti che lo abitano. Ed è questo forse in realtà un punto di forza che chi conosce l'area interna probabilmente se lo aspetta. Vedendolo su un dato sicuramente ha un grosso potere comunicativo. Vi sottolineo che c'è una differenza importante tra il nord e il sud. Nel nord del paese i ragazzi riconoscono anche le strutture locali, quindi oltre alla propria famiglia, ai propri amici che vivono nell'area interna, come una risorsa di sicurezza. Quindi si sentono di poter contare anche su questa offerta, cosa che invece il percentuale che si abbassa molto nel sud. Finita, diciamo, questa parte di rilevazione, presi tutti i dati, siamo entrati nei focus group. I focus group adesso, per fortuna, ci togliamo da tutte queste percentuali. Ne abbiamo realizzati tre, selezionando attraverso, con il gruppo di ricerca, attraverso i referenti territoriali. Quattro ora però, Quattro, sì. Diciamo che questo lo trovo come conclusivo trasversale, quindi è un elemento in più. In queste, diciamo, sono 30 persone in tre gruppi di lavoro. Abbiamo affrontato con queste persone tre tematiche che ci sembravano molto rilevanti, sempre rispetto alle possibilità di far atterrare qualcosa sul territorio in futuro e di riflettere insieme su aspetti rilevanti della vita, e queste sono imprese, agricoltura, formazione e lavoro. Adesso io darò sempre qualche spunto, anche le presentazioni dopo di me entreranno nel dettaglio, quindi vi dirò qualcosa, ma non tutto. Il primo momento di approfondimento si riferiva a come fare, cosa volesse dire fare impresa nelle aree montane e nelle aree interne italiane. E sono naturalmente emerse moltissime, moltissime cose, ma ancora io volevo sottolineare, perché è un elemento che da tutte le parti, insomma, emerge, la barriera dell'accesso riconosciuta come nella difficoltà di accedere al credito. Nonostante ci siano diverse iniziative, diverse banche che si dedicano a questo processo, comunque rimane un elemento centrale di difficoltà per le persone che vogliono avviare un'attività imprenditoriale. La conoscenza del territorio e dei settori di investimento. Ci è stato raccontato che molto spesso non si... Da chi viene da fuori, per esempio, chi vuole avviare un'attività, non sa esattamente quali potrebbe essere, diciamo, nell'offerta locale quello che manca. Quindi avrebbe bisogno di una guida, di un'analisi in questo senso. Ci hanno raccontato anche di difficoltà di entrare, cambiare mestiere se non si ha una conoscenza che non è codificata nei libri, nelle scritture, soprattutto per alcuni mestieri, ma è una conoscenza fatta di tradizioni, di
famiglie che si tramandano un mestiere. Quindi questa è stata sottolineata soprattutto ad esempio per il comparto agricolo come una difficoltà, perché si vuole lanciare in attività nuove. Probabilmente anche stamattina, anche ieri sera abbiamo capito, insomma, la tradizione fondamentalmente è portatrice di un saper fare anche di mestieri che probabilmente una persona che viene da fuori a cui ha difficoltà ad accedere. La valorizzazione della tipicità, la multifunzionalità e la stagionalità, sia delle attività sia della vita, che cambia, che ha una dimensione stagionale molto più forte a quanto sembra in queste aree rispetto che aree come possano essere le aree urbane. Il secondo focus è stato tema agricolo. Ci domandavamo come si potessero supportare i giovani per l'ingresso in questo mondo. E la cosa che volevo raccontarvi è sicuramente il ripensamento culturale del valore del mestiere agricolo. Cioè spostare, non considerare più l'imprenditore agricolo come un second best, ma come un imprenditore a tutti gli effetti che porta innovazione, capacità e che è protagonista dello sviluppo di un territorio. Capacità del territorio di sapersi raccontare alle popolazioni, alle persone più giovani, per fargli capire quali sono le opportunità. Perché troppo spesso, e questo lo vedremo anche nella scuola, la dimensione culturale, l'idea che le aree interne si abbia meno, spinge le persone ad andare fuori a lavorare o a studiare. E ce n'è tanto altro, però magari ve lo lascio un po', non voglio essere troppo... No, fammi i punti. Ok. La formazione, l'importanza di formarsi continuamente è trasversale a tutti i settori, anche a questo. Sostegno, iniziative e progetto per avvicinarsi, quindi per aiutare le persone a entrare in un mondo che sembra chiuso, come vi dicevo prima, a chi non ha una storia alle proprie spalle, quindi chi non ha una famiglia che fa per tradizione questo mestiere, chi non è inserito in una comunità di questo tipo. Forse più conosciuto, messo a disposizione di terreni per avviare le proprie attività. Su questi problemi sono molti, ci sono problemi legati alle proprietà, la difficoltà degli affitti, la sfiducia delle comunità verso chi vuole fare cose innovative, perché come ci raccontavano ieri, effettivamente gli affitti sono a lungo termine, quindi ci sono anche problematiche di questo tipo. E infine la formazione, l'offerta formativa, anche su questo ci sarà molto da parlare, i colleghi entreranno nelle prossime presentazioni. Però voglio tornare sul ripensamento culturale, perché anche qui, anche su questo tema, ovviamente non è solo questo, cioè non intendo dire che è tutto qui, ma c'è una questione di spostamento, perché le famiglie stesse delle aree interne pensano che le scuole in città siano scuole migliori, che l'offerta formativa sia migliore. Aumento della multidisciplinarità dell'offerta formativa. I ragazzi che abbiamo incontrato ci hanno raccontato comunque di una scuola chiusa, settoriale, non capace di vedere e di applicare sul territorio, anche nella sperimentazione, nella possibilità di avere formazione in azienda, formazione pratica, percorsi di scuola e lavoro, una multidisciplinarità, una visione più ampia. Una visione più moderna forse effettivamente, e quindi su questo, come la curvatura delle vocazioni territoriali, ma di questo se ne parla già da tanto tempo, la multidisciplinarità, questa richiesta secondo me è un elemento anche questo di riflessione su come si potrebbe effettivamente applicare questo nei territori, e ovviamente il rafforzamento della pratica. Il rafforzamento della formazione e del legame con il territorio ci è stato richiesto da tutti, ma questo probabilmente lo sappiamo già. Grazie mille.
grazie Via per questi interessantissimi spunti. E non è stato facile fare tutti questi famoso gruppo online. Io vi sottolineo che ieri erano emozionati per fare il primo di persona. Qualcuno prima mi ha chiesto di portare in Sicilia, purtroppo non ci siamo incontrati, ci siamo incontrati su Zoom. Però, insomma, almeno abbiamo potuto fare questo lavoro. Allora, adesso.